Bellissima questa possibilità di scendere la scalinata qui a Barzio del Po, è bellissimo e benvenuti alla premiazione del Festival Miwi. Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuti, benvenuti. Meraviglia essere qua. Io sono Marco Maccherini per la seconda volta a presentare questa meravigliosa manifestazione. Sono molto felice e vi ringrazio, soprattutto in un periodo particolare come questo in cui insomma diventiamo tutti un po' impermeabile, invece avere la possibilità di farci, come dire, già farci contenitore per accogliere dell'acqua buona, ben selezionata e quindi una bella cultura, beh, mi fa molto piacere. Quindi davvero grazie, grazie, grazie. Ma bando alle ciance, io direi di collegarci immediatamente. Oggi è particolare, lo diciamo ed è un po' sui generis questa premiazione, quindi viene così. Però io mi collegherei immediatamente con Paolo Caporali, direttore del Come buongiorno Paolo. Ciao Marco, grazie mille. Eccoci di Grazie a nuovo. te per essere con noi per il secondo anno. Grazie, un saluto a tutti. Sarò davvero brevissimo. Porto i saluti del Presidente del Consiglio dell'Associazione Centro Orientamento Educativo. Noi siamo felicissimi di essere riusciti in questa iniziativa in un tempo, come diceva Marco, complesso. Siamo alla seconda edizione del Festival MIUI. Mi World Young Film Festival, praticamente diciamo la versione Young del Festival del Cinema Africano ad Asia e America Latina. L'associazione COE, per chi non la conosce, è l'ente che organizza, è un ente che si occupa dal 1959 di cooperazione internazionale, ma anche di progetti educativi e interculturali in Italia, e direi che questa manifestazione è assolutamente in linea con quello che è un po' il claim dell'associazione. Senza il dialogo e senza lo scambio, senza un cammino insieme non c'è vero sviluppo. Ecco, di scambio in una manifestazione come MIUI ce n'è tanto tra gli studenti, tra i docenti, con i registi, quindi abbiamo cercato davvero di fare il meglio perché anche questa edizione online, senza essere in presenza, potesse avere questa caratteristica forte di incontro e di interazione. Vi do due numeri per capire le dimensioni dell'evento. Abbiamo coinvolto in 2 settimane praticamente 18 città, 215 classi, oltre 3.600 studenti, 270 docenti. Sono impegnati 5 partner, li ringrazierà poi Manuela, ci tengo a ringraziare soprattutto Fondazione ISMU che è con noi appunto dalla prima edizione, e ringrazio poi chi anche ci ha permesso di realizzare questa seconda edizione, ossia i due ministeri che hanno lanciato un bando congiunto, il MIUR e il MIBAC, perché l'iniziativa rientra ed è finanziata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, promosso appunto dai due ministeri. Quindi nient'altro, lascio la parola allo staff, che colgo davvero l'occasione di ringraziare ampiamente perché il lavoro è stato grosso, ma ha dato assolutamente i suoi frutti. Come sempre, un gran bel lavoro, quindi grazie Paolo, alla prossima. Ciao, magari dopo, anche tanto rimani qui con noi. Allora andiamo subito a conoscere anche lei, farà la scalinata, ragazzi, la direzione artistica del MIUI, Manuela Pursumal. Guarda, guarda, non so se... come si fa adesso? Abbiamo organizzato... Ecco, bravo, sì. Ciao. Siamo alla grande. Grazie Marco che sei Figurati ancora a con voi. noi. E sarai sempre con noi perché i numeri che ci ha dato Paolo ci incoraggiano ad andare avanti. Questa è stata un'edizione speciale e noi ringraziamo tutti i docenti che in questi giorni ci hanno mandato messaggi, mail di incoraggiamento anche nei momenti critici, ma di apprezzamento. È stata un'edizione che ha coinvolto appunto, come diceva Paolo, 18 città e questo per noi significa che se siamo al secondo compleanno siamo diventati nazionali. Un po' grazie a questo partenariato che è giusto ringraziare, che sono associazioni che come il COE si occupano di cooperazione e di educazione alla cittadinanza globale e che sono il Movimento Lotta per la Fame del Mondo di Forlì, l'Associazione Internazionale Laici Volontari di Forlì, la comunità CUM, Comunità Volontari per il Mondo Marche e Cooperazione Paesi Emergenti di Catania. Quindi, oltre in queste città, siamo stati presenti nelle due sedi distaccate del COE, che sono DL e LECCO. Ma ripeto, queste sono solo sei sulle 18 che abbiamo coinvolto. Questo significa che abbiamo raggiunto scuole e città
pubblicati in America Latina, quindi autore, finché difficilmente vengono visti nel nostro paese, quindi ancor meno da pubblico giovane, per la prima volta sono arrivati in queste piazze, quindi ci fa augurare che il terzo libro saremo. Quanto è importante davvero osservare queste storie degli altri, che poi tra virgolette mettiamo altri, però nel senso altre storie proprio, e comunque quanto è complicato anche selezionarle, questa è la difficoltà maggiore, voi siete il filtro del filtro, ecco. Esattamente, allora noi abbiamo un motore di ricerca particolare perché abbiamo un comitato di selezione che però lavora su una selezione fatta da questo grande motore di ricerca che è il Festival della Cina Africana della Trentina e nella persona di Alessandra Speciale. Che è con noi! Ciao Alessandra! Ciao! Tutti, mamma, quanti film vedete voi? Ma circa 600! Come che sia. Come noi guardiamo le serie, che sai la serie che la guardiamo in due giorni invece che in tre settimane, poi... Complimenti, grandissimo. Senti, lavoro. E poi gli amici quando hai finito di lavorare ti chiedono di andare al cinema. Infatti, pizza e cinema e via, tanto adesso non sento proprio una cosa. Bene, come sta andando? Bene, bene. Come ha detto Manuela, il MIW è fortemente legato al FESCAL, il nostro Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina, che quest'anno ha compiuto 30 anni e potete vedere dietro di me la zebra adulta, che è la mamma della zebrina di MIWI, e l'ampliamento di questo spazio scuola che c'è sempre stato nel festival e che è diventato un vero e proprio festival, ci ha portato a intensificare già nella prima edizione di MIWI la ricerca dei film, film adatti a un pubblico di ragazzi e per le scuole. E la selezione, come potete immaginare, deve dare una panoramica molto vasta, tanto numerosi e molteplici sono proprio le culture che vengono dai tre continenti. E noi selezioniamo sia i cortometraggi africani, e per i cortometraggi africani la difficoltà sta più che altro nell'entrare in contatto con questi giovani autori alle prime armi, perché spesso non sono ancora conosciuti internazionalmente. Ma una volta trovati, però, in questi brevi film è quasi più facile trovare un linguaggio affine a quello dei nostri giovani spettatori, mentre la ricerca veramente impegnativa è quella per i lungometraggi, i film lunghi. Strano a dirsi, ma la maggior parte dei film che vengono prodotti esplicitamente per un pubblico di ragazzi da questi paesi spesso sono film di intrattenimento che magari non esprimono i valori estetici e culturali che noi vogliamo invece comunicare con questo festival. Quindi è necessaria una ricerca molto attenta nell'ambito del cinema di qualità, ma nel cinema di qualità tout court, cioè non andiamo a cercare noi film nell'ambito del genere cinema per ragazzi. E questo proprio per trovare e scovare quei lungometraggi che uniscano armoniosamente le caratteristiche di un linguaggio d'autore, originale, spontaneo, vero, e che catturino però al tempo stesso l'attenzione dei ragazzi e soprattutto aprano i loro orizzonti culturali, geografici ed immaginario. E questo è il nostro primo obiettivo. E io... penso che 4 lungometraggi che abbiamo scelto quest'anno, tutti insieme al comitato di selezione, cioè corrispondano veramente a queste esigenze. La prova è stata anche l'accogliente entusiastica dei ragazzi e anche il loro stupore. Dopo sentiremo anche le loro voci, e so che comunque è stato difficilissimo votare, tant'è che erano tutti lì. Comunque lo scopriamo tra pochissimo, tra poco ci inseriamo nelle premiazioni. Grazie mille. Buon proseguimento di lavoro. Ciao. Ciao. Intanto io ti volevo far notare questa cosa, che tu eri su un gradino, ma adesso ritorno giù. Ci colleghiamo con una collaboratrice del festival, ma è anche un'insegnante, una formatrice di cinema e di intercultura, ed è Patrizia Canova. Buongiorno Patrizia, ci sei? Ciao a tutti, bentrovati in questa seconda nostra grande edizione del MIWI. Avevi notato che c'era un gradino di differenza? Ho notato Marco,
Che bello averti qui con noi anche quest'anno, Marco. Davvero, davvero grazie perché quando si intraprendono queste strade le sfide sono sempre grosse. Quest'anno era enorme, però mi sembra di dire, e sia Alessandra che Manuela l'hanno precisato prima di me, i risultati sono soddisfacenti, anche se l'anno prossimo ci abbracceremo tutti in un grande abbraccio universale nelle sale, ma quest'anno siamo qui e per fortuna riusciamo a raccontarci e nella complessità del presente siamo riusciti, credo, a dare un bel senso alla nostra seconda edizione e anche a interconnettere territori che, e studenti e ragazzi che forse non si sarebbero potuti incontrare in diretta nelle sale, perché le nostre giurie sono giurie composte da, come diceva Manuela, ragazzi che arrivano da diverse città. E l'altro giorno ho avuto l'onore e l'onere di coordinare una masterclass con un regista a noi del MIUI molto caro, Giuseppe Carrieri, che ha intrattenuto per 2 ore con grande passione i ragazzi che lo ascoltavano incuriositi sull'arte del essere regista oggi. E chiudiamo con questa cerimonia con un nuovo nostro testimonial che ha amato definirsi padrino e ti confesso Marco ha detto non posso non esserci perché se c'è Marco che è uno dei miei più cari amici devo esserci anch'io anche se sono un frontman del mondo della musica anche se mi conoscono tutti perché ho salito il palco di Sanremo e disceso le scale per ben 2 volte ma mi sto affacciando anche al mondo del cinema è stato protagonista del film di Antonio Pisu, che è appena stato distribuito in streaming a febbraio, il film Est sulla caduta del muro di Berlino, è stato autore di alcuni libri, da sempre DJ, grandissimo personaggio amato dalle giovani generazioni. Chi è? Lodo Guenzi! Lodo Guenzi è con noi a lanciarci un messaggio e a dirci, ragazzi, evviva la diversità. Lodo si è sempre schierato in maniera molto chiara contro ogni muro, contro ogni confine, contro ogni omologazione e per il diritto dei popoli e dei migranti e ha voluto essere al nostro fianco in questo festival. E per questo lo ringraziamo e io mi sento anche di ringraziare Francesco Brini, il suo discografico, scusatevi, perché è con lui che abbiamo fatto questo pezzo di strada. Ciao, ciao amici di My World Young Film Festival, sono molto contento di essere diventato padrino nella vita e prossimamente diventerò anche testimone di nozze del mio compagno di banco del liceo e sarà un'emozione non comparabile, ma comunque niente di male. È molto bello quello che state facendo e sono molto felice di poter dirlo anche attraverso una stupida telecamerina di un telefono. La diversità è l'unica cosa per cui vale la pena vivere e spesso la scopri solo uscendo di casa. Hanno costruito un mondo fatto di solitudine, di isolamento, di solipsismo, perfetto per non incontrare l'altro e non scoprire che magari non abbiamo sempre ragione. Scoprire il diverso e capire che il diverso è una parte di te. Ecco, la cosa straordinaria è che adesso ce n'è ancora più bisogno e tutti sappiamo perché. Quindi voglio dirvi che state facendo una cosa bella e una cosa giusta. E le cose belle fanno bene al cuore, le cose giuste sono le uniche da fare. Vi abbraccio. Ciao ciao. Bravo, bravo, sono contento che ci sia lui come testimonial perché è giusto coinvolgere persone che abbiano un'attenzione particolare appunto anche su questi mondi. Io direi che stiamo per entrare nel vivo delle premiazioni, incontreremo quindi giuria, incontreremo anche i giovani e non solo registi, ma ci sarà più tardi anche una sorpresa, ce ne parla l'amico Raymond, dove andare? Dove vuole fare anche lui la scalinata? Grande Raymond! Ciao, 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 guarda, anzi, mi puoi salutare tutti. Beh, è vero, hai il guanto. Che non voglio mangiare le mie mani nette. Quindi a posto, a posto. Allora, intanto sta andando benissimo, questa l'abbiamo sentito. Tu ci devi fare una sorpresa. È una sorpresa che abbiamo addirittura promesso a tutti i ragazzi, a tutti i docenti, e fra poco Sì. noi installeremo un po' tutta la
sì, diciamo così, così sì, teniamo un po' il suspense un po' su questa cosa qui. Però beh, bello avere tutti i ragazzi, perché con questo approccio, con questa modalità in remoto, abbiamo voluto dare enfasi e continuità ad un approccio didattico che passa attraverso il cinema. Ed è meraviglioso. Tu hai animato queste giornate, anche questi collegamenti con i ragazzi. Mi sono sentito, va benissimo. Sono stato il Giovanni Battista, ti ho preparato le strade. E addirittura. Marco di Nazareth. No, ti corrompo. Ecco, perfetto. Senti, io ti lascerei allora qui a allestire, esatto, tutto quanto, esatto, e andrei fuori per le premiazioni. Esatto, esatto. Stacco tutto e ci vediamo di là. A tra un attimo. Che bello qua. Aspetta, che prima di vedere voi, ragazze, faccio vedere brevemente la ballata. Non è mica da tutti i giorni avere uno spettacolo così. Guarda qua. Mica ci possiamo perdere queste bellezze della natura, e neanche voi. Buongiorno, ragazze! Buongiorno, principesse, ciao, ecco qua. Oh, se tanto adesso mettilo anche qua davanti, guarda questo, così abbiamo la sicurezza, così e così, perfetto, guarda, un pochino più così e voilà, tac. Bene, proseguiamo. Che magia, eh? Ciao. Allora, dunque, aspetta che io adesso devo fare delle variazioni, che sono qui. Ciao, ben ritrovata. Ti trovo qui. Oh, ma sì, ma certo, accomodiamoci a distanza e va benissimo. Allora, dunque, iniziamo con i nostri premi. Vai con i premi! Niente? Avevamo detto, facciamo il balletto. Ah, ok, allora niente. Allora, iniziamo con dunque il premio Little Zebra, valore, ecco sì, perché i registi avranno anche un premio in denaro. Poi vi spiegheremo anche altre cose, ci sono anche altre cose, però intanto ci sono, mettili via. Quindi premio Little Zebra, valore di 500 euro al regista, miglior cortometraggio a tematica interculturale assegnato dalla giuria studenti. E allora subito Serena Patanè e Valentina Bignamini che ci raccontano un po' il progetto. Ci siamo. Ciao, benvenute. Ciao Marco, Marco, grazie. Marzio. Che bello essere qui, potevate esserci anche voi adesso. Bellissimo. Allora raccontate un po' che cos'è questo premio. Allora, partirò magari presentando velocemente appunto che cos'è la giuria. Ho sentito che già un po' abbiamo accennato, ma vorrei dare un po' di numeri e vorrei dire appunto del bel lavoro che hanno fatto i ragazzi. La giuria studenti per la prima volta quest'anno è diventata proprio un'istituzione a livello nazionale. È stata formata da 80 studenti di diverse scuole secondarie di secondo grado e ha coinvolto ben 5 città diverse: Milano, Lecco, Lodi, Forlì e Biella. I ragazzi hanno visto i film e assegneranno il premio Little Zebra al miglior cortometraggio a tematica interculturale. Molto bene. E li abbiamo in collegamento questi ragazzi o sbaglio? Assolutamente, ci sono. Allora, in un percorso formativo di 12 tappe, gli studenti della giuria hanno sperimentato la differenza fra una fruizione più ingenua e una più consapevole, visionando quindi più volte i film e prima di decretare il vincitore.
confrontandosi e ponendosi diversi interrogativi su numerosi criteri di valutazione, per un verdetto appunto partecipato da tutti. Molto bene, bellissimo. Che bel lavoro, che compito. Certo. Sono qui, ci sono, ci siete? Ragazzi? Ci sono, eccoli lì. Lì, no, io non li vedo, però immagino che ci siano. Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Che bello, ciao. Ragazzi! È stata una bella esperienza? L'avete presa con intensità? Come avete preso questo compito? Sicuramente è una grande responsabilità e sono stato molto contento di aver fatto parte di una giuria così corposa e piena. Molto bene. Poi chi c'è anche? Chi c'è che si nasconde? Non vi nascondete. È stata una bellissima esperienza, molto, molto educativa, che ci ha insegnato moltissime cose, moltissime culture differenti e credo che ce la porteremo dietro per sempre. Vero, è bello avere un occhio, tra l'altro così selezionato su dei mondi così particolari, vero? Possiamo rimanere così anche tipo 2 giorni, che è bellissimo. Vero! Dai, va bene, complimenti, grazie per il vostro lavoro, ragazzi, grazie e sono contento che abbiate visto. A questo punto possiamo collegarci con il regista, c'è? Scusami Marco, i ragazzi vorrebbero un attimo leggere la motivazione del film, perché prego. Loro hanno fatto questo meraviglioso lavoro anche testuale per scegliere le parole giuste, quindi lascerei a loro l'onore di presentarlo. Allora, la giuria studenti nazionale assegna il premio Little Zebra al cortometraggio ghanese Daiye per i seguenti motivi. Per la storia avvincente e piena di pathos che coinvolge gli spettatori di ogni età, facendo riflettere sulle tematiche trattate e sulla complessità dell'animo umano. Inoltre per la colonna sonora, dallo stile moderno e dai toni ambient che accompagnano perfettamente ogni situazione della trama. Per le capacità tecniche del regista e della sua troupe, ma anche per l'incredibile bravura e credibilità del giovane cast. Per finire, per gli aspetti didattici e culturali a cui ci ha introdotto. Bene, grazie mille ragazzi. Allora a questo punto guardiamo un trailer di questo meraviglioso cortometraggio. Just try to feel the water now. Okay. Just feel it. The next one is coming! The next one is coming, Waka! 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 Proseguiamo con il premio Big Zebra, ISMU Big Zebra, del valore di 1.000 euro al regista, giuria docenti, e quindi a questo punto si parla di lungometraggi. Qua ragazzi abbiamo una storia meravigliosa, lungometraggio dal valore pedagogico e interculturale. Do la parola ad un rappresentante, ISMU, che presenta il progetto. Quindi chi c'è? Chi abbiamo? No, io. Gabriella Messana, buongiorno, quindi dopo la giuria studenti per forza, la scuola è formata da studenti e insegnanti e io presento il premio dato dalla giuria insegnanti. Allora intanto porto i saluti del nostro segretario generale, professore Vincenzo Cesario. La giuria insegnanti appunto che
si è riunita per è formata da 21 insegnanti delle scuole di ogni ordine grado, che dopo aver visionato alcuni film particolarmente adatti per la scuola, assegna il premio IMU al film con la valenza interculturale pedagogica più importante. E quindi un ringraziamento va proprio a tutti gli insegnanti che, nonostante le fatiche di questo periodo qui, si sono incontrati con una grandissima voglia e con un grandissimo piacere. E dopo aver visionato il film, sempre lavoro molto difficile perché tutti i film sono sempre molto molto belli, e quindi dopo discussioni per trovare i punti più importanti, la valenza del film, di solito assegna il premio IMU al film con maggiore valenza interculturale, appunto. Allora, e quindi svegliamo il vincitore. Qual è la motivazione? Appunto, allora, la giuria docenti assegna il premio ISMO al film Lunana e Yak in the Classroom del regista Pao Chong-ying Diri. Spero di non aver sbagliato il nome. Con la seguente motivazione. Lunana è un film che incanta per il piccolo mondo sull'Himalaya, sperduto e incontaminato che racconta. Per la scuola senza libri, senza quaderni e lavagna, ma con il suo profondo e radicato valore riflesso nei visi dei bambini e di tutta la comunità, che l'arrivo del giovane maestro fa rivivere. Un film che ci mostra come anche l'incontro inaspettato, il non desiderato, il diverso, possa diventare un percorso di conoscenza e di altra umanità, e soprattutto di conoscenza di se stessi. Il patrimonio acquisito nella nuova esperienza diventerà ricchezza nel ritorno alla quotidianità del proprio mondo. Quindi, bellissimo film che ci ha veramente incantato, commosso e... È un insegnante che deve anche ritrovare la sua fiamma, la sua vocazione. Sicuramente vi avrà colpiti in modo decisamente profondo. Perché per raggiungere questo paesino nell'Himalaya deve fare 7 giorni a piedi. Sì. Quindi questo insegnante. Io ci andrei adesso, cioè proprio, ma adesso via di volo così. Bene, grazie mille, complimenti per il vostro lavoro, alla prossima edizione. Arrivederci, professoressa. Grazie. Ora sempre che mi interrogo, cioè ho sempre paura di un'interrogazione. Facciamo vedere bene la targa, che meraviglia, poi ci sono, ricordiamo anche 1000 euro, film davvero bellissimo, di una poesia pazzesca, e dovremmo essere in collegamento con il regista. Pao, ci sei? Pronto? Hello, hello, is there anybody in there? Hello. Ciao. Bravo! Grazie mille. No, thank you. I'm your fan. I'm following you on Instagram already. Oh. Well, you know, grazie molte per questo premio. È davvero molto importante per me, per il mio team. Quando c'era stato detto che avremmo preso parte al festival e avevamo visto che c'erano tutti questi altri titoli, The Unknown Saint, Los Lobos, 1982, e stavo dicendo a mia moglie, non so cosa ci facciamo con tutti questi grandi film. Non so come ce l'abbiamo fatta. E poi, sapete, vincere questo premio che ci è stato dato dagli insegnanti, che, come ho detto nel mio film, sono i più importanti, visto che toccano il futuro, davvero è molto importante per noi. E girare nella scuola più remota del mondo,
con dei ragazzi che non avevano mai visto in realtà nulla al di fuori del loro villaggio, premiati da degli insegnanti in un posto come l'Italia. È davvero molto importante per me e per il resto del team, quindi vorrei ringraziare tutti quanti per questo premio che ci spingerà molto a continuare a creare. È alla sua opera prima, tra l'altro lui, please keep... Per favore continua a fare film perché sei un poeta. Ancora di nuovo con gli insegnanti, con gli IAC. Stai un attimo lì perché vediamo la targa, forse l'ha vista. Mentre vede la targa magari vediamo il trailer del film. Grazie. Gachira beru. He ganea mi bate. Tanto tobe. Nim atara. Kau majuba be yemi de lukase emela. Lal ish mi yemi di ko jave pa. Chige kap chi shabru temi chibe juni bea. Chige gachi shirin haka da chiga labi di be lo shi asuma. Ya luna na le lebe chi go be ngachi na lenka na le yugo chi lude. Asa ka pina le jo tan pa. Ngachi luna se gara lebe sab di namjo wa se te gara sa la be la. Asa chi la pa pa go chu se. Gen se 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 le. Bellissimo, bellissimo film. Questo è il tuo premio. Te lo porterò lì da te perché vorrei venire a visitare e sentire gli odori, visto che mi hai fatto sentire effettivamente tutti gli odori di Lunana. Vorrei essere lì. Ciao Pau, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Grazie mille. Grazie. Grazie, un grande onore. Bravissimo, complimenti. Bravo, bravo, bravo. Davvero un film da vedere, assolutamente. Una bellissima poesia. Questo insegnante, ma non vi dico niente, soltanto che alla fine no, non ve lo dico, non ve lo dico. Andiamo avanti con giuria popolare, premio del pubblico MIWI al miglior cortometraggio in concorso del valore di 500 euro al regista. Dunque c'è Samuela Paoletti. Samuela, che ci racconta un po' appunto come è stato attribuito. Dove sei? Samuela, sei tu, Samuela? Ma che cosa ci fai qua, Samuela? Ma scusami. Vieni un po' più qua. Ciao Samuela, eccoti qua. Ciao. Freschino, eh? Ma vai, perché non sei montanaro come me, capito? Io sono caliente lo stesso. Sono montanara. Ecco, perfetto. Allora devo dire? Come è stato attribuito questo premio? 500 euro e la targa e l'onore, eccetera. Certo. Allora, dovete sapere che i ragazzi tutti i giorni, quando visualizzavano un film, un cortometraggio, un lungometraggio, subito dopo votavano. E quest'anno non l'abbiamo fatto con la matitina come facevamo due anni fa. No. L'hanno fatto attraverso un modulo online.
noi abbiamo caricato questo modulo, loro compilavano il modulo facendo delle preferenze da 1 a 10, quindi cliccando le stelline e davano la loro votazione. Ok, dopo l'ultimo giorno di Biwi abbiamo raccolto tutte queste votazioni e abbiamo fatto una semplice media. Dai, se sì, come no, ve la somma poi di fortunatamente lo fa poi il computer. Hai capito perfettamente. Ho fatto tutto il computer. Perciò sono prontissima. Sì, sì. A cliccare il vincitore. Perfetto, diccelo. Ed è il cortometraggio. Sì. Sei pronto? Sì. Siete pronti? Dai, con Anthony T. La la, mazza, ha fatto la doppietta il ragazzo. Bravo, bravi, bravi. Hello, 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 hello. Ciao, ciao, ciao. We made it. Ce l'abbiamo fatta. Bravo due volte, twice, bravo, 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 bravo. Wow. It's crazy. È incredibile. Wow. Wow. Thank you, thank you. Grazie mille. It's crazy because you are great. È incredibile perché tu sei incredibile, hai fatto davvero un grandissimo lavoro, non era facile. Grazie mille, sono... ieri e l'altro giorno ho parlato con tanti ragazzi ed era incredibile per me, insomma, il festival e questa esperienza. Una delle cose più belle di questo inizio 2021 e sono davvero molto triste di non poter essere lì, anche perché sembra molto bello il posto dove siete adesso. È un po' nebbioso ma molto cinematografico. Sai quanto costa tutto questo? Vorremmo vedere dove tu sei, dove tu ti trovi. Ecco dove sono. Sono nell'edificio della TV nazionale del Belgio. E vi faccio vedere, aspettate che vi faccio fare un tour. Sto lavorando ad uno show televisivo. Questo è... Ecco, l'aiuto regista, il producer. E anche questa serie TV ha vinto un premio, quindi insomma siamo in un momento vincitore. Bravi, bravi. Yes, so that's why I have to say goodbye. Anthony, devo salutarti, ma grazie mille. Speriamo di vederci presto di persona. Thank you, grazie. And voilà. Voilà. Au revoir. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Al premio, sono qua, sì, li vede. Venite avanti. Wow. Am I gonna get it? Is it gonna mi arriveranno? Potrò averli? Oh, certamente. Wow, so sono bellissimi. Zebra. Wow, this is... Wow. My mom is gonna be very happy. Mia mamma sarà molto felice. and the money, no, just. E ci saranno anche dei soldi. The kids, ecco, quello per i ragazzi. I ragazzi saranno molto felici. Sei fortissimo, ciao Anthony, thank you very thank much. You so much. Grazie, grazie. Thank you. Dove siamo arrivati? Scusami, siamo arrivati. Il lungometraggio, giuria popolare, premio al pubblico MIWI al migliore lungometraggio in concorso del valore di 1.000 euro al regista, quindi giuria popolare, dunque, Samuela, sei sempre tu? Ci sei Samuela? Sei qui, sì. Perfetto. Bene, a questo punto che cosa è successo invece per questi 1.000 euro, questo premio? Vanno a un lungometraggio che, posso dirlo, è stato il mio preferito. Davvero? Sì, io pianto come un... Vabbè, lasciamo perdere. Cioè, già avevo i fazzoletti. Tantissimo. Ed è di Samuel Kishi, Los Lobos. Los Lobos! Ah! Premio del pubblico, quindi... Mamma mia, davvero, eccolo qua.
Siamo in collegamento con Samuel. Ci sei, Samuel? Yes, hi. Sì, wow. Ciao. Wow. Wow. Bravo. Thank you so bravo for the award. Grazie mille. Per il film che ci ha fatto piangere, riflettere, it made us think, cry, laugh. Ci ha fatto piangere, ridere, pensare. Grazie molte. Los Lobos. No, thank you so much. It's a great honor to receive this. Grazie molte. È un onore ricevere questo premio. Grazie al MIWI Film Festival. Grazie ai membri della giuria, gli insegnanti, i giovani. Grazie agli agenti. Alebrige and the talent members of the crew. E a tutti i membri della crew. Grazie a Marta Reyes, grazie per rappresentare questo piccolo lupo. E alla fine voglio dedicare questo premio a mia mamma. È un grande onore. È molto bello stare assieme a tutti questi incredibili film. In realtà ti ho spiato un po' e sembra che sei molto vicino agli attori, sei amico degli attori. Vuol dire che hai una grande anima. Puoi ripetere un attimo che credo che tu sia una grande anima. Un grande spirito, perché vedo che tutti quanti ti stanno sempre molto vicini, anche gli attori stanno molto vicini a te, anche dopo aver girato. Quindi vuol dire che sei una grande persona e non solo un grande regista. No, non volevo imbarazzarti, era un complimento. No, thanks for... Grazie. Grazie a te. Guarderemo ancora una volta questo film e piangeremo ancora. Grazie, complimenti, bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Ciao, ciao. Grazie ciao, molte. Ciao, ciao, muchas gracias. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumba la cachumba la cachumba la. Chumba la cachumba la cachumba la. Ya vamos a llegar a Disney. ¿En dónde vamos a dormir? En el piso, menso. Max, ¿qué pasó? Ya me voy. ¿A dónde? A lo del trabajo. Te acompañamos. No se puede, ya habíamos hablado de eso. Regla número uno. No salir nunca del departamento. Se está quemando. Regla número 2. No pisar la alfombra sin zapatos. Regla número 3. Mantener limpio el departamento. Regla número 4. Cuidarse entre hermanos. Father. Father. Padre. Mother. Mother. Madre. Brother. Brother. Hermano. Escuché que mi mamá le dijo a la vecina que mi papá se fue por el foco. ¡Es que está puesto con el foco! ¡I'm lonely! ¡Hello! ¡The box is gone! ¡This place is a shit! ¡They claim to love me by their life! ¡Hongzawa! ¡Sick, but yeah! ¡Alone in the box of my own! ¡And this is a place! Ustedes son lobos fuertes. Los lobos no lloran. Los lobos muerden, aúllan y cuidan su casa. E questo era il trailer di Los Lobos che avevamo dimenticato, ma i film del MIWI
non è che si concludono lì, così uno li ha visti, il circuito delle scuole, proseguono, continuano a prendere vita e a insegnare. Cosa succede subito dopo? Succede una cosa bellissima, perché diciamo che abbiamo chiuso con questa premiazione, ma adesso parte tutta la nostra attività di promozione, di diffusione di questi film grazie al nostro catalogo e soprattutto grazie ad alcuni enti amici che ci sostengono con il loro contributo in questa distribuzione. E quindi ringraziamo la Fondazione ISMU, grazie alla quale possiamo distribuire Lunana. E questo lo dico soprattutto per quelle classi che anche in collegamento in Mimifre da te, in questa proiezione autonoma, hanno avuto difficoltà a vedere il film con My Movies, che ce lo potranno richiedere non da subito. Come? Così ce lo potranno richiedere scrivendo sempre a Coescuola. Okay. E a partire da Pasqua potranno sicuramente vedere questo film. Permettimi di dire, qualcuno magari è collegato che non ha visto questi film, guardate questi film tutti, perché davvero ne vale la pena, è fondamentale, e bisognerebbe, come dire, renderlo obbligatorio, cioè non possiamo organizzarci per fare una vaccinazione culturale di massa, non si può. Ma i nostri giurati, i nostri docenti sono degli ambasciatori meravigliosi in questa, vieni più in questa, qua che abbiamo un ospite. Poi, grazie al progetto Green School, che è un progetto per l'educazione ambientale nelle scuole finanziato da AICS, verrà distribuito Machini, il piccolo cortometraggio della Repubblica Democratica del Congo, in stop motion, molto delicato, molto poetico. E grazie a una new entry che fa parte adesso del partenariato di Migui, che è il gruppo Amici di Tina, avremo avremo il film che è piaciuto così tanto ai ragazzi. Quindi direi di sentire chi sono questi del gruppo Amici di Tina e vedere se c'è Paola Moisa. C'è Paola, dovrebbe esserci. Ciao, ci sei? Sì, ci sono. Senti Paola, grazie. Grazie innanzitutto. Niente, grazie a voi. Grazie per dare proseguire la vita di questi film, che potranno essere visti davvero da più persone possibile, perché è fondamentale. Benissimo, benissimo. Posso dire due parole sul significato del nostro gruppo, eccetera, e su questo nome un po' sconosciuto magari da qualcuno, Tina Barbieri, no? Ecco, io sono stata amica di Tina Barbieri, che è una docente nella scuola dove lei era preside, e ho fatto anche un viaggio in Camerun dove lei operava con Mondo Giusto e poi con il COE. E chi ha incontrato Tina Barbieri in Italia o in Africa, dove ha passato diversi anni della sua vita, ha conosciuto la passione con cui lei favoriva il dialogo tra le culture, lo spirito di servizio con cui si prodigava per attuare l'emancipazione sociale dei più fragili, l'impegno con cui accompagnava i giovani volontari. Quando Tina è improvvisamente scomparsa quasi 3 anni fa a Yaoundé, dove ha voluto anche essere sepolta, mi sono ritrovata a condividere la sua perdita con un gruppo di persone tra Desio e Milano, a lei legate. Ciascuna di noi aveva testimonianze, lettere, cassette audio e video, esperienze che ricordavano la sua attività, i suoi contatti, le sue riflessioni, le sue emozioni. Ad Esio, nella scuola Sandro Pertini, che lei ha guidato come preside, attualmente è insediata la dirigente Patrizia Ferri, molto disponibile a ravvivare e conservare la storia dell'istituto e a ricordare la figura di Tina Barbieri e a farsi promotrice di attività interculturali nelle scuole di Desio. Da tutti questi contatti è nato il gruppo Amici di Tina, con l'obiettivo di non dimenticare non solo la cara amica che avevamo perso, ma anche di testimoniare e diffondere i suoi valori e i temi che le erano cari: la formazione dei giovani e degli adulti, la salute come bene comune e le competenze organizzative al servizio della giustizia sociale. È in questa prospettiva che abbiamo deciso di sostenere tramite il COI la diffusione nelle scuole del cortometraggio Daie di Antonin T, scelto da una giuria di studenti formati nel linguaggio cinematografico. Questo filmato avrà il compito di costruire un ponte tra due mondi e di stimolare la discussione sul tema dei minori a rischio, esposti agli interessi del mondo adulto senza sufficienti protezioni familiari e sociali. Un tema decisamente universale.
è un tema che è stato al centro degli interessi di Tina Barbieri in Italia e in Camerun. Il gruppo Amici di Tina ringrazia per questa opportunità il regista, gli studenti, il COI. Grazie a voi, grazie Paola, così facciamo proseguire lo spirito, gli spiriti belli. Bene. Grazie ancora. Un saluto a tutti ancora. Ciao, arrivederci, grazie. ciao, che bello. Emanuele, abbiamo quasi terminato. Ragazzi, questo freddo ci sta sicuramente temprando, sicuramente ci aiuta nella giovinezza, però c'è bisogno di un po' di... Io direi che dobbiamo fare però dei ringraziamenti. Certo, Marco. Devi. Prego. Allora, innanzitutto dobbiamo ringraziare tutto il team in questo particolare momento di Mili. Siamo in 7. Adesso anche tutta parte del team. 8 adesso, con me, quindi. Sì. Che è stato veramente bello perché è stato faticoso, ma siamo stati capaci ciascuno di stare al proprio posto e soprattutto io per la prima volta non sono sempre stato in campo. Quella. Abbiamo fatto 2-3 collegamenti sovrapposti ed eravamo distribuiti sulle varie piattaforme ed è stata una cosa meravigliosa. Però adesso ti chiedo di stare un pochino più in campo. Ecco, io voglio dire soprattutto questo, ecco. Mili è una squadra, per noi i docenti, gli studenti fanno parte della nostra squadra, non sono spettatori attivi, sono protagonisti, appunto si impadroniscono della grammatica del cinema per sapere riconoscere il cinema di qualità, per poterlo promuovere attraverso le giurie e noi vorremmo sempre di più dialogare con gli operatori del cinema proprio per promuovere nuove visioni sul mondo, sulla realtà e veramente aperti alla speranza e alla pace. E poi ringraziamo anche quelli che hanno lavorato nell'ombra, Lara, Barbara, Gigi, Alessandra, Alice, Gabriella, sono tantissimi. Ringraziamo anche la Scuola Mole, che è soprattutto Andrea Sestu che è in questo momento in regia, e ringraziamo la nostra interprete Joan che ci ha consentito una bella conversazione con i registi, e soprattutto ringraziamo te Marco. Grazie a voi. Adesso tu lo sai che ormai sei con Mili sempre. Posso sentirmi un poco padrino pure io? Tu sei il padrino. Il padrino. Bene, a questo punto grazie a tutti, grazie, complimenti a voi, splendido lavoro. Io direi di andare da Ray che è non è finita, ci ha preparato una sorpresa meravigliosa con un coro, non vi diciamo niente, anche delle cose importanti da dirci, quindi ci ritrasferiamo dentro con il coro Elikia. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Di nuovo qui, era una promessa ed eccoci, vi presento il coro Elikia che sono qui tutti presenti a condividere questa chiusura del nostro festival Miwi insieme a voi. Ecco, questa era promessa già da lunedì, dall'avvio del festival, ecco perché siamo felici di regalarvi questi momenti. Avete sentito il motivo proprio per cui abbiamo accompagnato questa piccola introduzione che dà proprio continuità proprio al trailer del nostro festival. Ecco, volevamo chiudere, i vincitori li abbiamo voluti tutti quanti.
Quindi ai docenti, come vi avevo promesso, a tutti gli alunni di tutta Italia, 4.700 siamo in totale studenti, ed è una gioia avervi tutti qui presenti. Ecco perché vi presentiamo questo primo brano molto particolare, molto 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 Toboyana e Sila Tokoma Sebandeko. È un brano di fratellanza, di perdono, di condivisione. Toboyana. Thank you.
la strada. È come se tutti noi, alunni, studenti, dicessimo ai nostri insegnanti: mostrateci la strada, show me the way. La stessa cosa che diciamo a tutti i nostri registi: show me the way, mostrateci la strada. Ecco, noi vi salutiamo, vi ringraziamo per questa condivisione, ci vediamo l'anno prossimo per il prossimo festival. Però prima di salutarvi vorrei presentarvi velocemente almeno i musicisti, ok? Perché è un coro particolare, anzi vi invitiamo ad aderire nel coro. Chi volesse venire a raggiungerci per cantare insieme, benvenga, così al prossimo festival tutti insieme a cantare durante le proiezioni, perché ci auguriamo che l'anno prossimo lo faremo in presenza nelle sale a Milano come negli anni precedenti. Ecco, vi presento dalla mia sinistra, iniziamo dal suono più soave. Ecco, lui è un compositore, è un musicista, è un insegnante, un artista veramente che ha il fuoco dentro. Lui è il nostro compositore del tema del trailer del festival che avete sentito prima. Quindi, Federico Bonoldi, violino. Da Varese. E vicino a lui c'è un'altra professionista. Lei si chiama Francesca Facetti, è sempre di Varese, insegnante, musicista, artista che ha il fuoco dentro. Quindi, se no, la nostra Goldwyn Woman. Quindi, vi presento Francesca Facetti! Dall'altra parte ci sono gli altri due strumentisti, però lui da Milano, quindi Federico Varese, Francesca Varese, Milano, da Milano, ok? Lui è un compositore, suonatore, artista, insegnante, educatore, che caro cos'altro fai? Ecco, un santo, ecco un altro di quelli, va bene. Lui si chiama Giulio Milanese, ok? È il biondo della band, ok? A lui, a voi, Giulio Milanese! E infine, lui è un biondo tramutato in marrone, ecco, perché è marrone, non è nero, è marrone. Quindi è un marrone con sfumature gialle, ecco. Quindi lui è un compositore, musicista, artista, suonatore basso, chitarra, attore, fa un po' di tutto, ok? Oltre il suo lavoro, quindi lui abbiamo l'onore di avere con noi a presentarvi dalla Repubblica Democratica del Congo, Don Amzila! E poi queste meravigliose donne, guardate che sorrisi! Professori, ecco, ci siamo intesi, ecco, guardateli, quindi ci sono due sposati qui, quindi lei e lui, e chi altro? Va bene, ok, non peggioriamo la situazione. Comunque vi presento queste meravigliose persone che provengono da tutto il mondo, 16 etnie diverse, come vi ho accennato, culture diverse, religioni diverse, musulmani, cattolici, non, quindi c'è un po' di tutto. Quindi un grazie al coro Elikia. Vi salutiamo, quindi buon fine di feste del festival, buona continuazione a scuola. Abbiamo saputo che quest'anno chiuderete il 17 di agosto, dopo Ferragosto. È una bella notizia, veramente. Io vi invidio, vorrei ritornare in classe, a scuola, a quell'età di vostra. Quindi che bello, fino ad agosto così siamo con i compagni. Che bello. Quindi tanti auguri e un ringraziamento ai registi, ai docenti e a voi studenti. Grazie ancora, ciao, arrivederci alla prossima. Ciao! A voi Milano. No, vi salutiamo, ciao.